Salve ragazze, buongiornissimo, benvenuti e bentrovati, siete qui nel mio canale, io sono Zaira, questo è il mio nuovo messaggio del giorno per voi. Abbiamo qui le mie carte, vi faccio l'elenco, i tarocchi di Rider White Tarot, i tarocchi delle stagioni, i tarocchi di Marsiglia, i tarocchi classici, i tarocchi del romanticismo, i tarocchi della sessualità Wicca e i tarocchi dell'illuminato. Poi avremo come consiglio supplementare gli oracoli di Helen e le mie immancabili carte verdi di Zaira che ci daranno l'indicazione di quello di cui si parlerà oggi. Allora, ragazze, io inizio subito. Sapete che il messaggio del giorno si deve sviluppare così davanti a voi e si deve fare in maniera veloce, come dire, insomma, e concisa. Ecco, quindi andiamo subito a pescare come di consueto. Ecco, qua è già uscita una carta e noi la prendiamo. Perché deve essere tutto così, diciamo, come dire, affidato al caso. Allora, che dirvi, ragazze? Io intanto vi ringrazio veramente di cuore a tutte e tutti quelli che mi seguite. Qua è uscita questa, prendiamo questa che era più vicino alla postazione. Vi ringrazio veramente di cuore per tutte le carinerie che mi scrivete. Grazie, grazie, grazie a tutti, anche a coloro che mi chiedono i consulti. Siete veramente proprio persone meravigliose, io sono onorata di avere comunque così tanto interesse da parte vostra e vi ringrazio veramente di cuore. Ecco, stiamo crescendo sempre di più e sono contenta, vi sono grata del gradimento e continuate così, datemi proprio questa, come dire, motivazione per andare avanti sempre con tanto entusiasmo. Allora, detto questo, sapete che il messaggio del giorno è qualcosa che vi deve arrivare oggi, può riguardare passato, presente e futuro, può riguardare una situazione del vostro passato, del vostro presente o qualcosa che ancora deve succedere. In ogni caso, è un qualcosa che vi deve arrivare oggi. Quindi, ascoltatelo, magari non so, non può non riguardare tutto, ma magari c'è un consiglio, un suggerimento, un'illuminazione, qualcosa, vedete voi. Ovviamente sapete che è interattivo e collettivo, quindi non potrà mai riguardare a tutti quanti voi. In ogni caso, se non vi riguarda oggi, io lo faccio tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, anche festivi, per cui insomma, se non sarà oggi, sarà domani. Invece, per coloro che vogliono avere un consulto personale, nella descrizione di ogni mio video ci sono i miei contatti. Quindi andate là, cliccate, si apre la finestra. E appunto ci saranno i miei contatti. Adesso vediamo il messaggio, cioè il messaggio, il consiglio supplementare a questo messaggio. Vediamo un attimo che cosa ci dicono questi oracoli. Prendiamo una carta e poi toc 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 toc. Andiamo a bussare le carte verdi di Zaira. Ecco qua, non abbiamo neanche bussate e già esce l'indicazione, che è la seguente: sei stata dura con me. Qua c'è qualcuno che ci rimprovera qualcosa, vediamo perché. E qua c'è infatti una negatività. Ok, quindi qua sicuramente questa persona si è magari mostrata in maniera negativa con voi e voi siete stata dura con lui o con lei. Allora, 8 di denari, 9 di bastoni, 3 di bastoni, 7 di coppe, 6 di coppe. Poi abbiamo la regina di spade. E abbiamo l'imperatrice qua. Allora, stavo guardando la rappresentazione di questa regina di spade, veramente pazzesca. Guardate com'è bella rappresentata questa regina di spade, cioè qua viene rappresentato come se voi siete una donna molto seducente, seduttiva, una donna che proprio gli uomini vi cadono un po' così ai vostri piedi o comunque mostrate questo a chi appunto vi conosce, ma in ogni caso qua ci parla anche di una
persona che comunque è dominante, insomma, qui infatti voi siete stata dura, quando dice sei stata dura con me, voi vi siete trasformate in una regina di spade. Quindi qua sicuramente si parla di una situazione dove questa persona probabilmente che vi sta parlando attraverso le mie carte verdi di Zaira ha fatto sì che ci fosse una negatività nell'ambito di questa relazione, che sarà iniziata come qualcosa di bello, ma poi strada facendo ci sono stati degli ostacoli. Il nove di bastoni qua, probabilmente questa persona ha alzato le difese, forse perché non voleva impegnarsi in maniera, diciamo, come dire, stabile, o comunque non aveva l'equilibrio, non aveva come dire, gli strumenti per realizzare i desideri. Vi ha un po' illuso, diciamo così, vi ha fatto credere con questo sette di coppe, ma anche lui credeva. Quindi è stato come dire, un'esagerazione dell'inizio, per poi avere una battuta d'arresto e guardare oltre, guardare avanti e avere degli ostacoli, forse per paura, o forse perché comunque voi eravate siete una energia fra l'imperatrice e la regina di spade, una donna molto in gamba, molto forte, ed evidentemente questa persona non reggeva il confronto. Comunque voi avete scoperto qualcosa, perché poi la regina di spade, quando si trasforma appunto nella regina di spade, è sempre una regina, una donna che ha sofferto, non vuole più soffrire e può a sua volta fare soffrire chi l'ha fatta soffrire. Insomma, è tutto un giro di parole, ma mi avete capito. Quindi qua che cosa vi posso dire? Che altro vi posso dire? Qua in ogni caso questa imperatrice comunque di fondo ha un'energia molto molto forte, molto seduttiva. Questa persona probabilmente qui c'è stato un incontro, vi ha visto da lontano o vi guarda nei social, non lo so. Di fatto qua questa persona ha un'ossessione per voi fantastica, tantissimo, vi pensa tanto 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 tanto, ha nostalgia di voi. Vedete, sei di coppe, sette sei di coppe uno dietro l'altro. Quindi vuole la ripresa di questo amore, sa che ha fatto delle cose bruttarelle, e quindi qua sicuramente con l'imperatrice, che è una carta anche d'azione, di movimento, di positività, questa persona probabilmente, e con il 7 di denari potrebbe anche, come dire, venire, cioè iniziare nuovamente un lavoro. Come dire, aumentare un po' la posizione, no? Se per esempio adesso a stento vi salutate, cercare di riprendere piano piano per arrivare poi probabilmente appunto a questa imperatrice con queste due carte di coppe. Quindi qua il messaggio ci parla di questo. Quindi voi siete stata dura con questa persona, a giusta ragione, lui lo capisce, sa di aver fatto delle cose brutte, sa di aver anche alzato queste difese nei vostri riguardi, però adesso è pentito, perché il 7 e il 6 di coppe ci parla proprio di una persona ossessionata dal ricordo, dalla memoria del passato, una persona che non riesce a dimenticare queste due figure femminili, che poi in realtà sono la stessa figura, sono delle energie. Ricordo che la regina di spade è un segno d'aria, bilancia, gemelli, acquario, anche se io ritengo che questa è l'energia, cioè della vostra, come dire, ricarica, no? Verso questa situazione. Ragazze, io ho terminato, questo era il messaggio del giorno per voi. Fatemi ovviamente sapere sempre nei commenti, sapete che vi leggo tutti, e quindi io vi mando un bacione, vi auguro una meravigliosa giornata, a domani, ciao a tutti!